Quando qualcuno ci chiede chi siamo, rispondiamo in genere raccontando qualcosa di noi e in qualche modo parliamo di noi non soltanto attraverso delle parole, ma ci consegniamo nelle parole. Potremmo dire che la Bibbia è il modo in cui Dio si consegna a noi nelle parole. E si tratta di parole di cui Dio è l'autore, nel senso che sono parole ispirate da Dio. Dio è l'autore dei libri biblici, nel senso che ne è l'ispiratore. Questi libri sono scritti però in parole umane. E allora già da qui comprendiamo che nella Bibbia c'è Dio e c'è l'uomo insieme. Parole ispirate da Dio, ma espresse attraverso un linguaggio umano. E in queste parole Dio si consegna, in qualche modo Dio si incarna in queste parole, si incarna nell'umanità. È sacra scrittura perché parla di Dio, quindi è una scrittura divina, ma è importante sottolineare anche che si tratta di scrittura. Lo scritto, i segni scritti sono segni permanenti e tangibili. Dunque Dio si consegna a noi in parole scritte, cioè in un modo che è permanente e tangibile. Si consegna nelle nostre mani. Quando prendiamo la Bibbia nelle nostre mani, noi prendiamo un segno permanente e tangibile con il quale Dio o nel quale Dio si consegna a noi. I diversi libri che formano la Bibbia attraversano generi letterari diversi. In alcuni casi si tratta di documenti anche apparentemente insignificanti, a volte noiosi, di difficile lettura. Un po' per comprendere il senso di questi diversi testi, generi letterari, documenti che troviamo nella Bibbia, possiamo pensare a quando una coppia di sposi, per esempio, ci racconta la sua storia. E a volte lo fa prendendo dal cassetto dei documenti il primo contratto d'affitto, la prima busta paga, forse anche il primo messaggio che si sono scambiati, e quei documenti che senza quella storia, senza quel racconto sarebbero noiosi, insignificanti, acquistano senso all'interno di quel racconto. Ecco, potremmo dire che con la Bibbia avviene anche così. Dio si racconta attraverso dei documenti, dei testi che descrivono la storia di un popolo, raccontano la storia di questo popolo. Sono poi parole ricordate, parole rievocate. Questo racconto è il racconto che un popolo fa attraverso la sua memoria, fa memoria della sua storia. E sono parole di cui noi stessi siamo chiamati a fare memoria. Ricordare queste parole vuol dire ricordare questa storia d'amore che Dio scrive con l'umanità. Come dice la Dei Verbum, il documento del Concilio che ci parla della parola di Dio, il Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici. Ecco dunque che cos'è la Bibbia, il segno di questo amore. Quando prendiamo la Bibbia nelle nostre mani, prendiamo nelle nostre mani la dichiarazione d'amore di Dio per l'umanità.